Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui a Maggiora Park per il Gran Premio d'Italia, dove ne sono successe di tutti i colori. Capitolo 1, il più forte di tutti. Anche oggi il più forte degli italiani è stato forato, anche se c'è stato qualcuno più forte di lui. Forato, visto che tu sei il più forte degli italiani, ecco. Voglio vedere se sei veramente il più forte. Ti sfido a braccio di ferro. Dai, facciamo la sfida. Voi fate il tifo? Sì. Via. Dai, non mollare! Non mollare! Dai! Tutto adesso! No, non sei forte. Non ce la faccio. Non ce l'ho fatta. Sei troppo forte, non so come fare. Come fai a essere così forte? Alberto, anche se ti ho battuto, sei tu il più forte di tutti. Capitolo 2. La pergamena del drago. Allora Mattia, visto che in questo periodo non te la passi benissimo, io ti do la pergamena del drago che contiene il movimento per svoltare la tua stagione. Addirittura, grazie. Funziona vero. È testata che... Va bene, allora mi fido. Grazie. Apriamo la pergamena. Allora. Prima della partenza. Inquadriamo le mosse del drago. Testa in su, testa in giù, guarda a destra, guarda a sinistra, punta l'indice in avanti con decisione. Va bene? Proverò questa tecnica. Grazie intanto. Grazie mille per l'aiuto. Parte l'MX2, dall'esterno arriva un fulmine rosso, è Mattia Guadagnini, ha fatto lo shot ed è primo. Eccolo qui, sì, ce l'abbiamo fatta, evviva, sei primo, dai, no, anche Adamo fermo. E dopo pochi giri ricade ancora, che disastro Mattia. Vai. No Mattia, no. Perché non hai fatto bene la mossa? Dovevi fare così. Per questo si è esaurita subito dopo 300 metri. Ma spero che tu possa superare questo momento perché te lo meriti. Capitolo 3. Il sogno americano. Cavolo, è tosto studiare storia. Io la so, però proviamo a fare qualche interrogazione speciale. Siamo qui con Antonio Cairoli, a cui faremo delle domande sull'America, visto che vai a correre. Qual è la capitale degli Stati Uniti d'America? La capitale degli Stati Uniti d'America? Bella domanda. Vale, chiediamo un aiuto esterno. Vale! La capitale degli Stati Uniti? Washington. Preparata. Quante stelle ci sono sulla bandiera americana? Madonna, questa pure è tosta. 50? Non mi ricordavo 44, però 50. Chi è stato a vincere il National nel 20? Nel 2020? Osborne. Quale delle due domande è vera? Gli ovetti Kinder sono stati banditi oppure
Cristoforo Colombo ha scoperto l'America? Ah, gli ovetti Kinder. Sì, gli ovetti Kinder banditi. Qual è il pilota a vincere più national nella storia? Più national nella storia? Carmichael. Come hai fatto a vincere senza levare il cambio a Green Helen? Perché mi è avuto una botta di culo che sono rimasto con una marcia che era la terza e che in quella pista era abbastanza ottimale. Ok, grazie. Prego. Ciao Carol. Grazie. Capitolo 4. Un capolavoro. Spettacolo. Facciamo che passi qua, passi di qui dopo le qualifiche e ti do un regalo, ok? Okay. Facciamo così. Grazie. Vieni, questa per te. Capitolo 5. Il muro. Maggiora è la collina, il ferro di cavallo e il muro di Maggiora. Adesso ci teletrasportiamo e andiamo lì. Siamo in cima al mondo. Siamo sul muro di Maggiora, il punto più caratteristico di questa pista. Mi affaccerò per la prima volta per provare queste emozioni. Mamma mia! No, no, è altissimo! Saranno 20 metri! Aiuto! Spero di non girare mai questa pista! Capitolo 6. Gli italiani affondano nel fango. Mi è dispiaciuta la caduta di Forato e quella di Adamo perché ci stavano proprio facendo